perché con Alessia fai venire fuori il tuo bel temperamento da sudamericana, fai venire fuori. Ragazzi, io ho fame, perché non facciamo da mangiare? No, falle sfogare, questo è un bel teatro. Con Alessia adesso, conio, fatto vedere le tette, il culo, le uniche cose che sai far vedere, le tette, il culo. Guarda che lei sa fare più cose di me. Ma è davvero patatina, sei una gallina e tu sei pure cretina. Sei una cretina, gallina. E ti dico un'altra cosa. C'è l'alito pesante che fa. Sì, perché ho fame da morire. Io me la appendo al muro e dico, adesso faccio le cose che fa lei. Certo, tu non puoi farlo, Antonella. Ma perché? Puoi posare, ma non puoi farlo. Guarda, sei uno specchio, Antonella. Tesoro, tu non puoi farlo, purtroppo. Ma nemmeno te. Ma io sono una patatina. Ma tu sei bella, io amo te, patatina, perché tu sei bella e io sono brutta. Tu sei cretina. Oi, basta adesso. E tu cosa sei? Deficiente. Dai, sicuramente più intelligente di te. Ma è schifo, sei un ipocrita, sei una falsa deficiente. Oh, brutta cretina. Oh, la cavolta. Basta, ragazze, basta. Basta. Basta, Ida. Bravo, Martina! Siate! Lascia! Cazzo! Siate! Sei una strada! Sì! Guarda, Martina, sei una falsa! Lasciami te! Lasciami! Sei una falsa! Che cazzo è oggi, eh? Sei una merda! Sei falsa! Hai bisogno di colpo! Ma perché tutti mi dite che sono una malata di mente? Dove sono le sigarette? Mi senti? Ok, adesso mi trovi un motivo o qualcuno che viene qua adesso a darmi un motivo per rimanere qua, così. So che ti fa spettacolo, a me non mi frega un c***o! Se non avete capito che io non, qui non sto bene in questo momento e mi venite a rispondere con queste risposte del c***o, mi fa arrivare due pacchette di sigarette nei prossimi 5 minuti, uno per me e uno per i miei coinquilini. Ci siamo capiti? Ma qui io ho le emozioni vere, i miei amici hanno le emozioni vere. O vi svegliate o me ne vado. Oggi ho la violenza. Che siete pronte a farmi uscire? Esco di quando c***o voglio io. Cioè, non mi fate. Non mi fa queste risposte del c***o. Non c'è nessun problema. Me la sono cavato per 32 anni, me la posso cavare anche stasera. Non mi fate. Non mi fai. Non mi. Pazzo da legare. Belen mi ha processata davanti a tutto il gruppo dicendo che ero una vipera e che avevo nominato Belen e Rossano semplicemente perché volevo vincere l'isola. E dato che così non è, io oggi ci ho tenuto a dire la verità. Io ho il coraggio di dire sempre la verità, ovunque essa sia. Non mi interessa di essere controcorrente, questa è la motivazione. Non ho invidia né punto Rossano, che Rossano è come i fuochi che lui prepara sull'isola. È tutto fumo e niente arrosto. Ma tu sei, e qui l'arrosto ci tu sei la delusione più grande dell'isola. Sei tu la delusione più grande dell'isola. Onorevole di qua, guarda, basso livello è questo, basso livello. Vabbè. Questa è invidia. Però invidia. Ti posso... invidia, che devo invidiare? Invidia. Ma sei ridicola. Ma che ti devo invidiare? Vladimir, ti devo invidiare. Questo mi devi invidiare, questo mi devi invidiare. Vladimir. Ma che ti invidia? Cosa brindiamo? Il brindisi. Oh, un po' di pace. Perché è il momento più bello dell'anno. Alla mia libertà emotiva e una vita magnifica. Sì. Una frase molto bella. Tutte e due. Non si come capisce. Andrà a finire questo brindisi? Non si capisce il significato della frase, ma attenzione. Scoppia la ridarona di dietro. A lui va di traverso, ma gli sputano addosso. Scoppia anche l'esofago di lei. Attenzione adesso. Questo rutto non è un buon presagio. Ma sto dopo perdendo dei liquidi. Secondi, il suo cos'è? Stomaco cos'è? Non regge più. Gli no. Viene da vomitare. Cos'è? Vomita ovunque. Ma non è vero. T'ha pezzato la casa. Ma non è vero. Tutta la suite. Mamma mia, faccio schifo. Eh sì. È
perde la testa. Sono ubriachi. Tasso alcolico scaglio di lacche bestemmia. Sentite come ridono. Due deficienti. Darlavia e Johnny Dorelli qui. Ma hai vomitato, padre. Sì. E ora te ne accorgi. Se ne accorta, attenzione. Da percepire mi è andato un po' di traverso. Ma un po', Divino, tira. Tira, divino. Io non la aiuto. Parte tutta la Cipriani. Ma ragazzi, ma è però è fortissima. La Cipriani supera addirittura l'imbarcazione. Diamogliela per forza, dai. E su. No, ma c'è un dai. No, vi comunico che ci hanno anche preso gusto, voglio dire, non finisce qui. Non so se avete. Scusate, non so se avete notato il disegno sulla mutanda del divino. Franci! È cascato il divino! Ma Francesca! Si è fatto male il divino! No, ma Francesca, attenzione! Ma ragazzi, ma la Cipriani ha spinto! Si è fatto male il divino! Alta! Ma Francesca, cosa succede? No, io voglio fare. Scusa! Ragazzi, scusate, posso dirvi una cosa? Cambia attenzione, scusate, allora, si è fatto male sul serio, è cascato, vediamo. Ma Francesca! Okay. Ma via, dai, ma va! Dai, no! Ci vuole calma e sangue freddo, calma! Yeah! Guido, sto parlando con te! Ho la febbre, e mi mandano nel tugurio. Il grande fratello ha deciso che sia ufficialmente squalificato dal gioco. Comincia più, appena parla la moglie lui chiede, dopo Gigio. Ascoltami, tu mi ma stai facendo la brava? Ma in che senso? Cioè? Stai sentendo? Ma pure! Ma non te lo viene a dire poi! Di fronte a milioni di italiani! Speriamo di no! Paolo, vai dietro! C'è un cocco, prega una sega. Ma no, ma povero Massimo, guarda che carino! No, porco Dio, no! Torna indietro! Non me ne frega una sega! Ciao, senti, mi hanno detto, io non l'ho sentito perché qui c'era ovviamente la solita confusione, i soliti rumori, mi hanno detto che tu, uscendo dalla palapa, hai bestemmiato. Io? Cioè, è un momento di felicità e di umanità. Quando? Altissimo. Però piangendo? Non ce la faccio più qui. Ecco. Ah, io devo lasciare. Ma problemi con la tinta? Credo. Enzo, ti prego. Sì, Carmen. No. Carmen. No. Se Enzo. Mi vuoi bene, fammi andare via. Ma piange. Basta. Enzo, ma guarda che ha avuto... No. Carmen. Intanto Carmen Russo è diventata orientale. A forza di tirarsi. Se mi vuoi bene, fammi tornare. Ma Enzo. Fammi tornare. Okay. Tanto facciamolo calmierare. Facciamolo calmierare un po', Io prezzo. Enzo, e so anche la tua psicologia. Ma tu capisci che figura di merda sto facendo? In effetti. Lo capisce persino lui stesso. Enzo! No, Sei un mito! Enzo, questo... No. Ma ti prego, Enzo, non basta. È vero! Ma finisce se esco! E io ti aspetto qui con le braccia aperte. Ma scusa, tu ti ricordi quando... Non ci vivi, solo isola, scusate. No, certo, questo è vero. Che proverbio ma è? Ma dai, non Enzo, adesso basta. Comunque, cerca di calmieriamo le cose. Ancora calmieriamo. Insieme, insomma, noi ci teniamo... È necessario calmierare le cose. Non c'è una cosa che mi può far rimanere qui. No? Perché neanche non una? Ho interessi. E questo è il discorso. Per nessuno? E che interessi devi avere, scusami? Sempre per gentilezza, sono chiaro? Sì. Detto questo, rimani o te ne vai? Così? Io rimango perché lei è lei. Devo dire che ecco. Ma voglio dirti, Bernardellina ti mette a piangere. Per quello per dovremmo una questo. Tellina. Essere superficiale. Penso che tutta, molta gente... È una metafora la tellina, certo. Si sa. Come sta qui, bene o male? Sta bene. Sta bene. Sta bene. No, meno male perché non si sa mai, Si è ambientato. Oh, sta veramente bene. Non ho problemi. Sa no. Che bello. Chissà fra mezz'ora. Adesso sto male. Il giorno dopo, Ho chiesto la barca e andare dall'altra parte perché non ce la faccio più dal dolore. È tornato arrivato in studio. In Italia per potersi curare. Per curarsi, Enzo, vedi? Enzo Paolo Turchi! Come cammina? Insomma, cosa possiamo dire? Tu sei venuto via per quel problema di... Ma vabbè. Vabbè, allora sta allora, adesso siamo a posto. Ti fanno partire il trenino con Pepe, Sì. Száztizenkét nap után, tizedikként elhagyja a nagy testvér házát, az Renato. Mert nem mondta, hogy mennyi idő van.
te stalinite, dove è un muscolo? Ah, Rupert, Edvon, Pugnello. Tutto l'autobagliere,